Pronti a fare un giro per Los Angeles? Vi porterò un po' in giro per la California, mettendo a dura prova l'FSD 12.5 di Tesla su Model 3 Performance. E per finire, un bel test drive sul Cybertruck. Non perdetevi i prossimi episodi! Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Siamo oggi, ci andiamo a fare un bel giretto a Venice Beach, che sicuramente avete visto in penso 800.000 film. E si muore di caldo ragazzi, e c'è un caldo proprio asfissiante, e quindi vediamo se riusciamo ad arrivare. Cioè l'aria condizionata fa fatica proprio, basso anche un pochetto. E la macchina purtroppo è stata sotto il sole tutto il giorno, fino adesso sono l'una di pomeriggio. E ho registrato ragazzi, ha registrato la macchina, penso il video sentinella, uno dei più belli mai visti, che purtroppo no, penso che non sarà pubblico, cioè no, penso, non potrò pubblicarlo, anche perché sennò mi fanno a brandelli il canale. Comunque è stupendo, stupendo davvero. Non so, no, volevo raccontare un po' come era andata la cosa, ma vabbè, c'era praticamente una, di quello che si può dire, c'era questa signora che si è affiancata tra la mia macchina e un'altra macchina, e numero uno, basta, non dico altro. Stiamo andando a Venice Beach, faremo qualche ripresa anche con il drone, perché diciamo che è un bellissimo spot per fare qualche giornata. Questi giorni non l'ho usato più di tanto, anche perché più delle volte me lo sono proprio dimenticato, cioè avevo la borsetta, infatti mi sono ripromesso ogni volta che rimetto la borsetta davanti alla porta, così almeno me lo trovo proprio davanti e non mi posso dimenticare. L'autopilot mi sta cazziando di continuo, io spero che fino a quando avrò la macchina non mi banna, perché non sono sicuro, dopo magari cercherò di trovare qualche informazione in più a riguardo. So che dopo un tot di... praticamente arriva qua proprio un alert rosso che dice praticamente non sei stato attento, e inizia a vibrare il volante e ti dice praticamente che fa tipo un countdown dicendo di non utilizzerai più l'FSD, diciamo, fino alla prossima corsa. Me l'ha fatto già due volte, perché sono un deficiente io, e stavo smanettando con il telefono, stavo rispondendo a un mio amico, e due volte mi ha dato l'allarme e non l'ho proprio visto, perché si vede che te lo dà direttamente dalla fotocamera, quella interna, e quindi siamo già a due, credo. Se non erro, avevo visto in un video americano che erano 5, quindi speriamo di giocarceli bene questi bonus che ci sono rimasti, anche perché farmi bannare facendo contenuti sull'FSD sarebbe proprio da babbi, come si dice al nord. Sulla superstrada esserci una corsia apposta denominata Fast Track, che da quello che ho capito, chi ovviamente la utilizza tutti i giorni, paga come un surplus e può utilizzare quelle corsie, che sono ovviamente meno trafficate e tutto. Cioè, in Italia vabbè, penso che non sia fattibile una cosa del genere, anche perché qua ci sono 19.000 corsie sulle strade, quindi una messa a disposizione così per chi paga di più è pure anche fattibile. In Italia a malapena ce ne sono, da certe parti ce ne sono due, quindi che fast track, anzi lascio proprio la mano così, proprio Italian gesture, che fast track vuoi mettere in Italia, che no, non ci abbiamo le strade. Oggi mamma mia, cioè segna 31 gradi, sì, ma al sole non si può stare ragazzi. Era partita la mattinata, diciamo era bella nuvolosa, mi sono svegliato verso le 7:30, 8,
E infatti ho detto, mazza, il primo giorno che non c'è il sole o comunque che è nuvoloso, pam. Me ne sono andato da Roma con più o meno la stessa situazione, ma qui secondo me a volte forse sotto al sole è peggio, non lo so. Comunque stiamo lì, cioè, situazione simile al deserto del Sahara. Ieri mi sono fatto un giretto ieri sera che dovevo vedere una location per andare a cena, era un rooftop e mi sono fatto un pezzetto, diciamo tutto quanto dopo il ban, ovviamente, che mi aveva conferito Tesla. Mi sono fatto un pezzetto con la guida libera, diciamo, quindi ho fatto tutto quanto io e non so se si vede bene qui, i consumi ne hanno risentito abbastanza. La performance, diciamo che sotto le mie mani non sarebbe molto fattibile come auto, perché mo non so, beh sì, magari c'è da fare il discorso che dici si sì, stai in vacanza, stai provando tutto quanto, però io penso anche che se ce l'hai tutti i giorni in mano, cioè o ti tagli i piedi o li leghi, o se no ragazzi non c'è niente da fare, cioè come si dice a Roma, acciacchi. C'è poco da fare. La fast track è quella tutta quanta lì a sinistra che sta vicino al cordolo. Non so se si riescono a vedere i cartelli. Poi cercherò di farvene vedere uno. Qui sono i Foo Fighters, il 9, che sarebbe. Mica male. Vediamo se riusciamo a vedere, mi devo ricordare a vedere i biglietti, costeranno tipo 8 milioni di euro sicuramente. Però se diciamo che sia una cosa fattibile non mi dispiacerebbe andarli a vedere. Ah, sono rimasto spiacevolmente sorpreso dalla Crypto.com Arena, che è dove giocano i Los Angeles Lakers in NBA. Cioè, se io pensavo fosse tipo enorme proprio, cioè ovviamente sì, è grandissima. Però ovviamente non sono entrato, l'ho vista da fuori. Pensavo fosse molto molto più imponente come edificio. Pensavo fosse una cosa proprio mastodontica. Invece sì, è grande, ma è una cosa fattibile, diciamo, niente di che. Ma adesso ci facciamo, vabbè, un po' il classico traffichetto di Los Angeles e ci vediamo una volta all'arrivo. Ah, ho scoperto. Ultima cosa, ho scoperto cosa sono quegli adesivi che non so se ne avevo già parlato, che hanno parecchie Tesla, hanno degli adesivi vicino al paraurti, bruttissimi, ma ne ho viste proprio tante, tante, tante. Sono una specie di bollino, poi dopo se rimedio la foto la metto anche nel video. Sono dei bollini, ma l'avevo già praticamente intuito, però non pensavo, cioè c'erano delle Model S bellissime con questo bollino verde attaccato, cioè inguardabile proprio. C'era proprio questo, ci sono questi bollini che sono praticamente per farli entrare in delle zone, diciamo, comunali. E se non hai quel bollino, da quello che ho capito, se non hai quel bollino non puoi entrare, cioè magari se controllano la macchina parcheggiata e non hai quel bollino ti fanno una multa, una cosa del genere. Però sono tremendi. Qua diciamo che è scorrevole, dai. Non ci lamentiamo. E andiamo verso il mare e ci vediamo una volta arrivati a Venice Beach. Eccoci qua, siamo arrivati. Siamo quasi arrivati. Qua, donna, sinistra. Guardate un po' che cosa, mentre stavo parcheggiando, cosa sta facendo? Ah, c'è l'uscita là, no. O c'è l'uscita sta? Sì, c'è l'uscita. È il taxi quello autonomo. Ora dovrebbe passare qui. Eccolo.
tutti gli esercizi all'aperto, dentro sinceramente non è, mi va più di tanto andarci. Spettacolo. Vista anche la Gold's Gym, che è quella di dove si allenava Arnold. Guardate che spettacolo che sta. Sono delle macchine custom che praticamente strusciano per terra per quanto hanno l'assetto abbassato. L'FSD abbiamo per la prima volta visto che ha cannato sul parcheggio lì. Ma io guardate, non ho davvero parole, perché adesso sarà difficile tornare a guidare l'auto normalmente, diciamo, quindi come in una maniera tradizionale. Adesso c'è questo signore che non lo vedo tanto agile con questo monopattino. Ok, l'ha evitato, fortunatamente non ce l'avremo sulla coscienza. E adesso torneremo verso l'autostrada, che ho visto già trafficatissima, perché comunque no, adesso non so gli orari di punta proprio quali sono. A me mi pare che qualsiasi orario che ho preso l'autostrada è sempre super trafficata, quindi diciamo che è così, accettiamolo e basta. E Venice Beach è bella bella bella, cioè proprio delle vibes proprio televisive. Cioè, più che altro proprio durante anche la camminata vedi dei posti che se ti sembra che già hai rivisto. È la stessa cosa che accade quando magari vai per la prima volta a New York, a me così è capitato, che vedi dei posti che ti sembra di aver già visto, di esserci già stato. Madonna, c'era uno lì buttato per terra. Comunque ragazzi, cioè, io non giudico nessuno, ma c'è davvero un livello di tossicodipendenza e cose varie imbarazzante proprio. Cioè, penso di non aver mai visto una città del genere così piena proprio, cioè dappertutto, cioè anche a Roma così, ma qui proprio, cioè di notte non si può andare in giro, cioè a piedi specialmente, questo che deve fare? Specialmente a piedi, cioè ieri sera pure ho fatto un pezzo, erano a mangiare al ristorante, ho fatto un pezzo a piedi, ma era neanche un chilometro. Cioè ti stai proprio, cioè devi avere otto occhi proprio, devi girarti di continuo per vedere, senti gente che strilla, che è proprio fuori controllo totalmente. E peccato, peccato, perché è una città bellissima, diciamo rovinata da questi angoli di degrado che stanno un po' dappertutto durante, diciamo, il percorso di qualsiasi strada. Cioè, io la cosa che ho visto è che non è che ci sono delle zone che dici vabbè, evito delle zone, ho visto dei video pure, hai visto prima di partire, no, non andate in quella zona perché lì ci sono i tossici, state più tranquilli, raga. Cioè, stanno ovunque, non è che c'è una zona da evitare, zona malfamata o zona, cioè a me sembra più o meno una cosa omogenea, quindi non state a sentire neanche lì. Cioè, se dovete andare da qualche parte, sì, ci andate, massima attenzione e via, ma non è vero che ci sono zone che sono più tranquille e zone meno. Quindi niente ragazzi, adesso mi aspetta, questa è l'ultima zona un po' più tranquilla. E adesso tra un po' mi aspetterà un bel po' di traffico sull'autostrada, e stiamo andando verso casa. E niente, vi auguro una buona giornata, prossimo episodio a breve, sto facendo un po' di video che piano piano metteremo sul canale, uno a settimana. È molto cauto, ma certe volte anche troppo, vedete, adesso non so quanto si percepisce, certe volte è cauto quando non serve e non è cauto a volte quando dovrebbe servire, poi riparte a palla così. Comunque vabbè, la iscrizione al canale, like se vi stanno piacendo questi contenuti che sto portando dagli Stati Uniti. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.